buongiorno e ben arrivati al fine settimana di questa settimana con Tutta Salute. Lo spettacolo al quale Tutta Salute non può proprio mancare ed è lo spettacolo del cuore. 15.000 persone hanno assistito almeno ad uno spettacolo. Oggi è stato visto da 12.033 persone. Lo spettacolo del cuore. Diamo subito il benvenuto al dottor Davide Terranova, cardiologo dell'ospedale Giustinian di Venezia e comunicatore scientifico. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Un saluto a tutti i telespettatori e a tutti quanti. Dottor Terranova, abbiamo qua il cuore, che cuore. È l'argomento della sua specialità, però sì. Uno spettacolo del cuore, una pièce artistica che parla di sentimenti. Certo che sì, anche di sentimenti, perché facciamo vedere davvero il cuore a 360 gradi, facciamo vedere il cuore sotto l'aspetto anatomico e funzionale, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto dell'arte, della musica, e condividiamo queste emozioni con il pubblico. Io ho iniziato a fare questa cosa, diciamo, per passione, perché non ho mai la possibilità durante l'ambulatorio di fare prevenzione e di spiegare un attimo come funziona il cuore. Abbiamo inventato questa cosa per scherzo ed è arrivata ad oggi ad essere la 36esima replica in tutta Italia, grazie alla divulgazione anche che vengono fatte attraverso i media. Ma com'è nata questa idea di fare divulgazione scientifica attraverso il teatro? È trovare un linguaggio accessibile al pubblico che sia di impatto. Siccome il pubblico è molto ricettivo nelle immagini spettacolari e nelle tecniche dello spettacolo, abbiamo unito le tecniche dello spettacolo con la divulgazione scientifica e abbiamo realizzato il primo progetto, non per vanità, il primo progetto di medicina cardiovascolare in forma teatrale. Ma perché teatrale? Perché utilizziamo i teatri, i grandi spazi, schermi cinematografici 6 metri per 4 per proiettare e far vedere queste immagini bellissime che viste qua sono ancora più belle, vedere come si forma un infarto e far capire alle persone, rendere consapevoli di come è possibile evitare questo. Già l'entusiasmo che si vede nel modo con cui ne parla già fa di lei sicuramente un grandissimo specialista, ma aiuta il teatro anche a fare una divulgazione che previene poi aiuta le persone a gestire meglio le problematiche del cuore. Moltissimo, aiuta, perché innanzitutto si viene rotta quella barriera, quello spazio che c'è spesso tra il paziente e il medico. Io sono visto più come una persona che sta parlando di cuore, quindi c'è un approccio più familiare e hanno anche più facilità poi a domandarmi via mail con feedback e altre cose del genere, come spero avvenga anche qui, domande su quello che hanno visto, e questo dà una consapevolezza maggiore. Noi abbiamo ad oggi circa 3.000 fans su Facebook e su questo ogni farà la diretta Facebook volentieri. Ed ogni volta ci arrivano delle domande davvero curiose che spesso, purtroppo, per tempo o per timore non si fanno. Davide Terranova, vogliamo vedere insieme un altro pezzetto volentieri del suo spettacolo. Eccoci. Questo è il nemico. Aterosclerosi. Solo questo. Questa simbolo dell'aterosclerosi si chiama placca ateromasica. Lasciate perdere i nomi, guardate le immagini e immaginate che cosa accade in 1 millimetro, 2 millimetri di diametro dell'arteria. La placca può rimanere così. Questa protusione nel lume può rimanere così oppure può dare qualche conseguenza. La rottura. La placca si rompe, arrivano i globuli rossi e vengono imbrigliati. Si forma un coagulo che occlude l'arteria e produce quello che vedete, l'infarto cardiaco. Sei emozionato anche lei? Sì, emozionato, perché penso davvero sono immagini spettacolari, ma se vi rendete conto che oggi in Italia 270 persone avranno questa patologia, che in un'ora 11 persone hanno un infarto cardiaco, fa pensare che vedere queste immagini qui, uno è consapevole, ci si diventa consapevoli. Qui eravamo al Salone Internazionale di Trieste, di fronte al Premio Nobel della Medicina del 2013, che ha visto lo spettacolo e si è congratulato con noi, quindi è stato un momento entusiasmante questo. Lei è instancabile nel promuovere la salute del cuore, quindi non fa solo teatro, ma anche nei ristoranti ha un progetto con gli chef, ce ne può parlare? Verissimo, abbiamo tradotto in termini commestibili
la prevenzione cardiovascolare, ossia assieme a uno chef, Franco Ruggero, andiamo negli ristoranti dove ci chiamano, una volta capito il progetto, perché all'inizio c'è un attimo di imbarazzo nel comprendere cosa stanno facendo, cosa fa un cardiologo in un ristorante. Il cardiologo in ristorante fa prevenzione cardiovascolare perché l'alimentazione, come voi sapete e dite benissimo durante la vostra trasmissione, ha un'efficacia grandissima nell'ambito soprattutto cardiovascolare. Per cui andiamo nei ristoranti e facciamo vedere con le linee guida internazionali tradotte in termini pratici cosa vuol dire ci mangiare. Faccio degli esempi rapidi. Esempi rapidi, ad esempio, la gente non conosce i cereali integrali. Andando nei ristoranti, se avete fatto caso e chiedete una pasta asciutta o una cacio e pepe, con la pasta integrale li guardano strano. I cereali integrali. A Roma io non ci proverei proprio. No, non ci provo. Però voglio dire che i cereali integrali hanno un vantaggio incredibile, senza quindi gourmet ma sano. Insalata di farro, sì. Orzo, il riso nero venere, che sempre più si cominciano a trovare anche nei ristoranti. E cos'altro? Poi facciamo la cardio insalata, prima di ogni pasto, prima di cardio insalata. Questa l'ha fatta Franco Ruggero su nostre indicazioni. Praticamente facciamo il piatto, l'insalata non è una pietanza qualunque, è la pietanza con la P maiuscola e deve essere considerato un piatto unico, quindi mangiatela prima dei pasti, per una serie di motivi enormi, ma non va considerata come una decorazione come spesso accade. Do a lei io adesso una regola, lei sì. Rimanga con noi perché sì. Torniamo a rispondere a tutte le domande che stanno già arrivando da parte dei nostri telespettatori subito dopo la pubblicità. Rieccoci qui per le vostre domande, stanno arrivando, sono tante, continueremo a rispondere come sempre durante la diretta Facebook dalla redazione di Tutta Salute. Davide Terranova, il suo spettacolo? Il mio spettacolo è disponibile per tutte le città, dove volete chiamarci noi arriviamo, lo spettacolo è a titolo gratuito, quindi siamo disponibili in ogni città d'Italia. E grazie, non resta che salutarvi, ringraziare i nostri ospiti, noi vi ricordiamo che l'appuntamento con la salute di Rai 3 è di nuovo per domani alle 11 con l'Elisir di Michele Mirabella e alle 11:10 con noi di Tutta Salute. A lunedì e arrivederci. A lunedì.